Buonasera, benvenuti. Buonasera, grazie a Francesco D'Enrico. Buonasera, benvenuti dal Teatro Mercadante. Questa sera gremito, ne siamo felici. Comincia il viaggio, speriamo agile, naturalmente appassionante, che ha alle spalle 63 anni di incontri, di racconti, uno spazio di dialogo, di riconoscimento per autori nazionali e internazionali tra i più attenti e longevi appuntamenti della scena italiana. Il premio Napoli, appunto, 63esima edizione, festeggia stasera i suoi protagonisti 2017, incorona i suoi vincitori, riavvolge il film in tutti i sensi, lo vedrete bene anche con volti e con testimonianze del passato toccanti, per sfogliare con voi le pagine più ricche di storie, di volti importanti della cultura. Ma non possiamo cominciare questo viaggio senza far salire con noi uno degli autori di questo piano di volo, il Vertice, il presidente della Fondazione Premio Napoli, Domenico Ciruzzi. Avvocato Domenico Ciruzzi. Prego. Buonasera, presidente. Allora, un bellissimo teatro, già un colpo d'occhio, qualcosa che ci trasmette, ci restituisce l'impegno di questi mesi, la passione e la bravura degli autori che voi avete selezionato e incontrato. Le voglio chiedere che tratto avete cercato di dare al premio Napoli 2017. La prima buona idea, una delle prime buone idee, è stata quella di chiamare a condurre la manifestazione Concita Sannino, la bravissima Concita Sannino. Abbiamo cercato di caratterizzare il premio, la fondazione, in continuità, cercando di recuperare una serie di valori culturali di rango costituzionale che sicuramente in questi ultimi decenni sono stati, come dire, oscurati da una sorta di barbarie crescente. E quindi questi valori sono sicuramente la presunzione di non colpevolezza, la tutela della dignità dei più deboli, il discorso sull'arbitrio, sul libero arbitrio, perché si parte ormai da una comunicazione sempre più massificata, con delle eccezioni, che propone, ecco, ciascuno il suo, no? Il quisque faber fortune sue. Non è così, lo dice la Costituzione. La Costituzione ci dice e ci ricorda continuamente che dobbiamo riequilibrare le posizioni di tante persone che non hanno nulla. E quindi credo che un dovere della cultura sia anche quello di recuperare questi valori costituzionali. Spesso, troppo spesso, credo, il mondo della cultura, con tantissime eccezioni certo, forse ha tralasciato di tutelare questi valori culturali importantissimi. Grazie, grazie Presidente. Una curiosità da avvocato, noi ci incontriamo spesso nelle aule di giustizia per i lavori rispettivi, da avvocato di lungo corso, sebbene con tante, diciamo, inclinazioni e passioni artistiche, aveva detto: la cultura è importante, la letteratura in particolare arriva al cuore, arriva lì dove la ragione, le analisi spesso non arrivano. Le chiedo velocissimamente, perché stasera dovremmo essere tutti brevi, a partire dal Presidente che dà il buon esempio, che cosa le ha dato già, che cosa le ha trasmesso il premio in questi mesi, che cosa le ha regalato? Guardi, noi abbiamo cercato di rimettere in connessione con il premio tutta la città, tutto il territorio, e le emozioni sono state tantissime. Abbiamo costituito un comitato di giudici lettori in pochissimi mesi con l'aiuto di tutta una serie di collaboratori, e quindi abbiamo ricostituito questo comitato di circa 1000 giudici lettori, e quindi c'è stata la possibilità non soltanto di prevedere le selezioni, le votazioni, gli incontri con gli autori, ma anche di fare tutta una serie di incontri culturali anche a tutela di quei valori di cui le dicevo prima, presso la sede della Fondazione. Ecco, il mio augurio è che sempre di più, anche per l'anno prossimo, la sede della Fondazione possa diventare un centro di sperimentazione che metta in connessione tutta una serie di associazioni straordinarie che esistono sul nostro territorio, ma che spesso sono disunite. Ecco, io penso che l'armonia per le grandi energie di questa città sia un elemento assolutamente necessario. Spesso, grazie. Allora, noi abbiamo parlato di un film che voi avete riavvolto, avete avuto una bella idea, Presidente Ciruzzi. Che cosa succede? Che cosa ci regala? Cosa vedremo tra un attimo? Tra un attimo vedremo, io ho cercato di
ricostruire non è un'operazione nostalgia, ovviamente, ma è un'operazione che deve darci delle indicazioni anche su un grande passato, su momenti importantissimi di questa città, momenti culturali importantissimi. E allora ho ritenuto giusto riavvolgere il nastro, ricostruire, questo proprio per dare ancora più slancio al futuro del premio, che potrà essere, secondo me, potrà diventare, come dicevo prima, un faro importante per tutta la cultura della città. In un futuro forte del proprio passato, della propria memoria, la memoria viva che si rinnova, lo vediamo insieme. Lo vediamo insieme, però obblighi. Prima, sinceramente, un attimo solo, ho l'obbligo sincero, profondo, di ringraziare il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, il presidente De Luca, che mi hanno concesso la possibilità di svolgere questo ruolo assolutamente prestigioso. Vi ringrazio, buona visione. Prego, microfono qui. Signore, signori, un cordiale saluto anche a quanti seguono da casa la nostra manifestazione. Dall'auditorium della RAI di Napoli, 38esimo premio Napoli. Quando ha scoperto la voglia di diventare giornalista? Forse come il morbillo, un male dell'infanzia, quando avevo 13 anni, ma era un'idea romantica perché avevo visto riprodotta su un giornale la valigia di un inviato speciale allora famoso, con tante etichette, poi era stato anche a Hollywood e secondo me questa era una possibilità che si offriva agli uomini di girare il mondo, di conoscere la gente e di vedere tante cose. Una decina d'anni fa io rubai, 13 anni fa, io sottrassi sullo striscione d'arrivo per un sol voto il premio campione al mio illustrissimo collega. Nel dargli questo premio Napoli, quindi, è una nemesi che si compie. Io restituisco il mal tolto e mi complimento con lui. Il direttore è un'esperienza che bisogna fare nella vita, perché bisogna vedere anche le cose dal punto di vista dell'appunto, come diceva Bianchi, dell'orchestra che deve funzionare. Però dico, personalmente a me... Fare il solista, Fare viaggiare, vedere le cose, per conto mio, anche perché... È una specie di super esposizione, super vulnerabilità a fare direttore. Non c'è il tempo di leggere tutto. Proclamo vincitore del premio Napoli per la narrativa 1987 Raffaele Nigro. Sono solito dire che questa è un'autobiografia collettiva. In altre parole, soltanto in un secondo momento ho pensato di dare il mio nome ai protagonisti di questo romanzo, perché credevo che tutte quelle generazioni che mi hanno preceduto e che non sono dei Nigro, in qualche modo mi appartenessero e io gli appartenessi. Perciò ho voluto dargli il mio cognome. Ho sempre pensato come quei capitani di lungo corso che tutta la vita vivono sul mare e poi a un certo momento verso i 60 anni si ritirano e si sa benissimo che tutte le notti sognano di stare in mare sempre, pensano ogni tanto, si svegliano, credono. Ebbene, io lo stesso sogno sempre di stare facendo il cinema. All'epoca in cui ho fatto i miei primi film su Napoli, l'ufficialità napoletana non mi considerava illustre e quindi adesso mi fa un enorme piacere, perché significa che è cambiato qualcosa. Questo è il premio Napoli, perciò ha un particolare eco nel mio animo. Lei sa che io sono uno dei fiorentini
innamorati di Napoli, appartengo a quei fiorentini che volevano che Napoli un secolo fa fosse capitale d'Italia, quando fu scelta Firenze. Il compito di un'autorità imparziale, qual è il Presidente del Senato, è trovare i punti di equilibrio e di concordia, non quelli di rottura. Il mio sforzo è stato sempre di individuare qualche cosa che servisse a conciliare, a riunire gli italiani piuttosto che a dividerli, anche perché ho grande fede nel mio paese. Ma no, ho vinto. Sì! Ho già vinto, è finito. Sì, abbiamo quasi finito. E io ho sempre pensato che i premi vanno agli altri. I premi, le lotterie, le eredità, eccetera. Evidentemente faccio parte degli altri anch'io. Del tutto inaspettato, devo dire che però il successo più bello è questo, perché essere, è un po' come essere premiato da Napoli. Questo è il primo grosso nazionale che ricevo e sono felice che mi viene da Napoli. Perché è felice che le viene dato a Napoli? Eh beh, perché Napoli è una città drammatica, una città con una grande storia, geniale, e così avere questa attenzione, sembra che lo dico perché sto qua. Ve lo sento proprio. La violenza sta nella nostra cultura, cioè la violenza fisica, quella proprio delle botte, delle sevizie, della violenza che arriva fino al mio libro, si parla di un assassinio. E poi c'è una discriminazione, che è una forma anche quella di razzismo, di violenza, però naturalmente è una violenza molto diversa, bisogna distinguere le due cose, sennò si fa confusione, che è quella di... appunto di non rispettare la personalità femminile dentro il corpo di una donna. Guardami in dall'occhio amore, voglio ridere ancora, aspettando una sera a se fa nero cielo, e se ne scendo solo, e se ne scendo ancora, si mi resta solo. Parlando suo amore, mi scende, ma non porto niente, si passa ancora più, a te non mi fa niente, né se figlio più. Nei pranzi ufficiali, nei cosiddetti family dinner, mi chiamavano e mi dicevano: De Crescenzo qua, e io finivo seduto tra il direttore generale e l'amministratore delegato. Perché? Perché si divertivano a sentirmi a pranzo. Quando poi invece volevo fare il mio mestiere di ingegnere e durante le sedute di lavoro io alzavo la mano così per dire una cosa, mi diceva, cioè, finché si scherza. È un premio per me sentimentale, perché io non ho paura delle parole e siccome la mia famiglia è sempre stata legata proprio sentimentalmente a filo doppio con questa città, io dedico questo premio alla mia famiglia e quindi sono molto fiero di averlo preso. Come diceva anche la motivazione del premio, è la storia anche di un primo amore, che è l'amore per l'infanzia, l'amore per il luogo dove si è vissuti, l'amore per la famiglia, così come uno se la ricorda da bambino. Io ho scritto in un libro Cos'è Napoli, uno domanda un altro. È una dimensione dell'anima, o ce l'hai o non ce l'hai. I napoletani che sono rimasti a Napoli, i napoletani che sono andati fuori di Napoli, hanno avuto occasione di incontrarsi ed in tanti, veramente in tanti, ci siamo riconosciuti fortunati per avere lavorato per gli altri e per avere meritato sul tramonto delle vite il riconoscimento. Io l'ho detto già una volta in un film, Napoli è l'ultima speranza che ha l'umanità per sopravvivere. È la più antica metropoli europea
ed è al tempo stesso la più giovane città europea. Napoli è una città aperta agli altri. Siccome essere aperti agli altri significa essere maturi, significa essere civili, significa essere indipendenti, ecco, quella è la cosa che mi piace più di Napoli. Napoli è una grandissima capitale, ma continueremo anche a promuovere iniziative all'interno del Premio Napoli che riguardino la società napoletana. Vogliamo seguirne lo sviluppo, in qualche modo incoraggiarlo, promuoverlo. Ecco, allora se avremo la città attorno con un minimo di solidarietà, non stiamo chiedendo nulla di particolare, ecco, noi ci sentiremo ancora più motivati. Cinque anni fa, in questo risveglio culturale della città, abbiamo ritenuto di portare il nostro granellino a questo risveglio con crociere culturali che partono da Napoli e che poi portano nel Mediterraneo. Questo risveglio, questo desiderio di ritornare ai periodi in cui la città di Napoli era un faro nell'Europa. Ecco, la cultura non è un orpello esteriore, la cultura è anche un sentimento morale profondo e la cultura vera è quella che l'uomo di cultura interiorizza. Quindi in Europa è in una profonda decadenza e quando siamo andati all'ONU, dal Presidente delle Nazioni Unite, il Presidente delle Nazioni Unite ha risposto al nostro messaggio, appello per la filosofia, ha risposto: avete ragione, hanno ragione i napoletani, senza la filosofia, senza la vera cultura non si può governare alcuno Stato. Bellissimo, complimenti di cuore a chi l'ha concepito, a chi l'ha realizzato. Abbiamo rivisto tantissimi volti, impossibile citarli tutti, ma soprattutto l'avete applaudito, Gerardo Marotta. Quest'anno purtroppo ce l'ha portato via. È bellissimo averlo ricordato accanto a volti così autorevoli della cultura italiana. Allora entriamo dalla memoria viva che vive dentro di noi al futuro, andiamo alle voci nella sostanza del premio. La prima delle nostre tre sezioni, siamo alla sezione di saggistica, ciascuna, come vedrete, sarà coordinata da tre bravissime colleghe che mi aiuteranno. Allora, cominciamo dalla saggistica, accompagnati dalla giornalista Titta Fiore, che accolgo qui. Arrivano Giancarlo Alfano, Bruno Cavallone e Pino Montesano. Buonasera, grazie Titta, accomodati qui. Buonasera. Prego, prego, è il vostro momento. Buonasera. Buonasera Pino. Prego. Prego, a voi. Allora, buonasera, buonasera a voi, buonasera a voi tutti. Tocca a noi aprire i salottini letterari di questa serata. Lo facciamo con grande piacere perché quest'anno la terna della saggistica del Premio Napoli è particolarmente interessante, non lo dico per, insomma, non è una frase fatta, ma perché ha l'originalità dei temi trattati dagli autori, si unisce la bellezza e la forma della narrazione. Noi ci troviamo di fronte, per ciascuno dei libri di cui da qui a qualche momento andremo a parlare, non solo al rigore scientifico e alla completezza del metodo critico, ma anche al piacere del testo. Cioè, questi saggi si leggono come un romanzo e questo non è un pregio da poco. Quindi io comincerei con Giuseppe Montesano. Comincerei con Montesano, scrittore, saggista, editorialista, autore di quel libro che vedete lì, Lettori Selvaggi, quel libro monumentale che si nota non solo per le sue dimensioni, sono circa 2000 pagine. Questo libro è un'opera mondo, non è un'enciclopedia, non segue criteri cronologici né vuole essere esaustivo, non è una storia della letteratura, è un percorso, un viaggio che Giuseppe Montesano ha fatto tra le sue passioni letterarie, con la necessità
di leggere e di leggere ora, perché ora è necessario, in questo tempo così superficiale, così appiattito, così veloce, con la dittatura dei 140 caratteri piuttosto che con la verità che diventa verosimile e le falsità che diventano verità. Insomma, è importante leggere e capire cosa andiamo a leggere e scegliere. Ecco, allora la domanda, Pino, per diventare vivi, non a caso uso queste parole, perché leggere per diventare vivi è il titolo di un libro che è un corollario, un prequel, è un vademecum che è uscito subito dopo questo, Lettori Selvaggi, e che ci dà proprio le regole per diventare lettori selvaggi. Ecco, Pino, vogliamo dire qualcuna di queste regole? Come si diventa un lettore selvaggio? Beh, io direi tuffandosi, come sempre tutte le cose della nostra vita, insomma, non si tratta di, non si può partire diversamente che facendo una cosa, no? Quindi cominciando a leggere, divagando, interrompendo anche i libri, cosa che io ho fatto, lo confesso, anche se forse un po' vergognoso, abbastanza spesso, quando quello che si chiama il piacere del testo non mi comunicava davvero quell'energia, quella forza che c'è poi nei libri. Il punto è tutto qui. Se troviamo nei libri dell'energia, questa ci dà la spinta per poi continuare a leggere ancora e poi continuare e poi mettere a confronto quello che leggiamo con quello che chiamiamo il mondo. Insomma, per cui la curiosità, se te lo dovessi riassumere, è la cosa più importante. Curiosità e anche un po' di pazienza, perché i libri sono un po' come un'ostrica ben chiusa che devi aprire, no? Senza rompere il guscio, devi aprirlo per far uscire il frutto e nutrirti di quella cosa. Questo è molto importante. Poi la curiosità, uno non deve essere mai, io credo, chiuso, anche alle sirene che ti chiamano, al limite di vaganti che sembrano portare in altre direzioni, non si sa, un sentiero preso per sbaglio può essere quello là più bello, più interessante. Quindi in un certo senso sarei, come posso dirti, contro qualsiasi tipo di steccato e di confine e di limitazione, questo sì, questa è proprio una mia, se vuoi, ossessione. Non trovo niente di giusto nel fatto che io debba limitarmi a uno stile, a un genere, al romanzo, alla poesia, sono specializzato in questo, in quello. Come lettori noi siamo letteralmente onnivori. E onnivoro vuol dire prendere qualcosa di vitale, di vivo, di anche che abbia della forza proprio per noi stessi, dovunque sia possibile. Dovunque sia possibile. Tu parli della necessità di diventare lettori selvaggi proprio ora, adesso, perché c'è bisogno di ricreare un nuovo umanesimo in questi tempi. Questa è una cosa che ci servirebbe molto, e questo è un altro discorso, mi chiedi delle cose molto, molto complesse. Nuovo umanesimo per me significa semplicemente l'uomo al centro delle cose, in un certo senso come fine, mentre io ho l'impressione che oggi noi siamo spesso soltanto strumenti di altre cose, noi siamo al servizio dell'economia, noi siamo al servizio della politica, noi siamo al servizio di questo e di quello, quando invece tutto questo dovrebbe essere fatto per noi, non noi fatti per le cose. E lo stesso per la rivoluzione digitale, tecnologica, è meravigliosa, ma io non posso essere il servo della tecnologia. La tecnologia è per me, migliora la mia vita, la rende più bella, più ricca, più piena, magnifica la tecnologia. Non migliora la mia vita e bisogna ripensarla. E vale per l'economia, per la politica, per la vita quotidiana. E mettere al centro l'uomo, sì. Grazie, Vino Montesano, grazie. E veniamo invece al professor Giancarlo Alfano, autore italianista alla Federico II, critico letterario, che ha scritto per Carocci Editore L'umorismo letterario, una lunga storia europea. Professore, lei è riuscito in un'altra sfida impossibile, quella di unire il linguaggio, le forme del sapere accademico con una forma espressiva che è eversiva e dissacrante in sé, l'umorismo appunto.
e che è extravagante e che segue dei percorsi obliqui e così via. Ecco, come ci è riuscito e come si è messo su questa strada? Dunque, innanzitutto la cosa che insomma già mi è capitato di dire qualche settimana fa è che io questo libro non lo volevo fare, è stato commissionato dall'editore perché non credevo che si potesse fare una storia dell'umorismo, che si potesse mettere in ordine in qualche modo incasellando gli autori dentro una trafila precisissima, logica, conseguenziale. Non credo che faccia parte della forma umoristica quella di essere chiusa in un racconto compiuto. Tutti quanti ricordano Pirandello, non conclude, per l'appunto, è sempre così. Pertanto il modo che ho cercato di operare, pur dentro la scrittura saggistica di tipo disciplinare, di tipo scientifico, come si dice, cioè con delle prove, con delle discussioni analitiche il più possibile credibili, veritiere, però è stato il metodo che ho cercato di utilizzare è stato quello di proporre ogni volta, nelle tre parti in cui è diviso il libro, proporre ogni volta dei percorsi, diciamo così, saltellanti, in cui fossero tuttavia evidenti i rapporti o tra i singoli autori, quando come nella prima parte si parla di autori singoli, oppure di questioni o come nella seconda parte di ambienti, i salotti francesi del Seicento, i caffè inglesi, britannici del Settecento presentano gli aspetti comuni e in questo modo il lettore può essere indotto a cogliere gli aspetti tipici di questa forma, insomma. Ecco, nel libro che mi piace ricordare lei ha voluto dedicare a Giancarlo Mazzacurati, che è stato un italianista illustre, un maestro della Federico II e formatore di generazioni di studiosi, di allievi e di aspiranti lettori selvaggi anche. Lei individua nella prima parte del libro, il libro è diviso in tre parti, un cammino millenario che parte dalla teoria degli umori. Ecco, di Aristotele e Platone, e poi per arrivare poi insomma, fino ai giorni nostri. Ecco, che cos'è questa teoria degli umori? Bene, molto semplicemente è la teoria in base alla quale il microorganismo umano, il corpo dell'uomo e il macroorganismo del cosmo sono assimilabili in quanto tutti e due basati su quattro diverse sostanze che sono diverse nel caso degli uomini, nel caso del cosmo, però sono quattro e sono in rapporto tra di loro. Per il microorganismo corporeo sono gli umori che sono prodotti dagli organi vitali, dal cuore, dal fegato, la milza e il sistema complessivo dell'organizzazione corporea, e il giusto equilibrio tra questi umori in astratto non esiste. Ciascun corpo, diceva Ippocrate e poi su questa stessa via Galeno e i loro commentatori, ciascun corpo individuo ha la sua miscela giusta. E credo per che l'umorismo è la stessa cosa. Credo che questo sia esattamente il carattere specifico della scrittura umorista, dove non esiste una miscela valida e quindi non è qualcosa che si possa apprendere, per dire, in una scuola di scrittura, ma è ciò che lo scrittore individuale produce. In qualunque epoca non ci si aspetterebbe che una cosa del genere sia stata detta, per esempio, da Poliziano, che diceva che bisogna leggere tutti gli autori e poi si ex se premere, far uscire fuori da se stessi il proprio stile. Un po' quindi, questo. Ecco, e quindi sono delle scoperte molto interessanti tra le pagine del suo libro. Grazie, professor Alfredo. E veniamo al professor Bruno Cavallone, avvocato, giurista di fama, professore di diritto processuale civile, che è autore della borsa di Miss Flight per Adelphi. Professore, il legame tra la letteratura e il diritto, qui proprio lei l'ha dichiarato fin dal titolo, in effetti, perché Miss Flight, come sappiamo, è un personaggio di Dickens, è un'arzilla vecchietta che lei dice a un certo punto, insomma, non tanto positiva, come dire, non tanto buona, nemmeno, che gira per le sale, per le aule giudiziarie. A proposito, professore, quali sono più interessanti, le aule giudiziarie oppure le aule di tribunale o quelle dell'università? Ma forse quelle del tribunale. Io ho fatto per tutta la vita il professore e l'avvocato, ma mi sono sempre sentito un avvocato che fa anche il professore piuttosto che un professore che fa anche l'avvocato. Allora poi dopo ho cercato di unire le due cose,
la procedura, io ho insegnato sempre procedura e praticato procedura come avvocato, e la procedura è una disciplina arida, almeno tale è tradizionalmente considerata. E io invece ho cercato di esprimere, di far capire che la procedura ha una sua dolcezza, ha un suo fascino che si collega e può ben essere collegato alla, a certi prodotti letterari. Sono pochi gli autori, anche se in questo libro si parla di molti libri e di molte cose, però in realtà sono pochi gli autori che così fondamentali per questa esperienza, cioè sono Rabelais, Shakespeare, Lewis Carroll, Dickens e Kafka. Ma perché? Non perché nelle loro opere si parli di processi, questo si potrebbe dire di migliaia di altre opere, ma perché sono testi dai quali credo che anche uno studioso di procedura abbia qualche cosa da imparare sulla propria disciplina. E difatti lei nel libro rintraccia i contributi alla teoria del processo nelle maniere più varie. E, ci sono dei capitoli molto, molto curiosi, molto particolari. Voglio dire, lei per esempio ci spiega che l'Arcangelo Gabriele praticamente è un ufficiale giudiziario, perché che cosa fa? L'Arcangelo Gabriele notifica delle cose molto importanti. Alla Madonna ha notificato l'Annunciazione, per esempio. No? Ce lo spiega suffragando con molti esempi di quadri illustri, di libri, di testi letterari, e così. Sì, certo, ma è un'analogia, una sovrapposizione che si trova soprattutto nella pittura, dato che l'Annunciazione è un tema classico, tipico della pittura europea per 4 o 5 secoli almeno. E a me è sempre parso evidente che l'Arcangelo Gabriele sia un ufficiale giudiziario, effettua una notifica. Nella pittura più antica ha una bacchetta in mano simile a quella che avevano i messi notificatori nel Medioevo, e quindi devo dire che poi ho trovato recentemente una conferma di questa mia ipotesi, della quale non ho potuto tenere conto nel libro, perché è una cosa che ho visto dopo. Esiste un testo medioevale che si chiama Processus Satane, di cui è uscita recentemente una bellissima edizione ad opera di una studiosa palermitana, e in questo testo, dove c'è un processo sul possesso del genere umano tra il diavolo e la Madonna, e Gesù Cristo, che è il giudice, usa l'Arcangelo Gabriele proprio come messo notificatore. La cosa straordinaria è che Gabriele usa un tipo di tromba diversa a seconda della dignità dei destinatari. Quando deve convocare il genere umano a giudizio va con una tromba di ferro, quando deve convocare la Madonna e il diavolo perché sentano la sentenza va con una tromba d'oro. Di questo sono molto contento, di aver trovato, dopo aver scritto questo libro, questa significativa conferma. Ecco, e allora per concludere, voglio dire, sulle tracce di Miss Flight, appunto, che abbiamo lasciato nelle aule giudiziarie, che poi con quella sua borsa di documenti in attesa del suo che arrivi il giorno del suo giudizio, ma forse il giorno del giudizio universale. Sì, certo. Ecco, naturalmente, e poi sulle tracce di Miss Flight, appunto, nel libro si possono rintracciare tanti altri personaggi e percorsi interessanti. C'entrano anche Cenerentola e Pinocchio, naturalmente. Il professore non ci risparmia con la sua sottile ironia, nessuna sorpresa. Ecco, io credo che abbiamo illustrato brevemente i libri. Grazie a tutti voi, grazie a Concita. Grazie Titta, grazie ai nostri autori della saggistica. Allora, non lasciate il palco, vieni qui con me, ci chiamiamo i nostri premiatori, così li congediamo con una bella opera, la vedrete. Voglio partire dal professor Massimo Adinolfi, che premia Bruno Cavallone. Lo prego di velocizzare, perché siamo tanti e lo ringrazio. Le scalette attenti, siete tutti agili e quindi non c'è bisogno. Buonasera Massimo, grazie. Premia Bruno Cavallone con un'opera dell'artista bravissimo Cristian Leperino. Prego, intanto per voi, a favore di foto. Intanto vorrei pregare il professor Sergio Moccia di venire qui con noi, perché premia un altro dei nostri autori della saggistica. Prego per le telecamere.
Intanto il nostro microfono che è lì, non mi perdete i microfoni. Allora, Massimo, dopo risalirà sul palco, però una parola per questo premio e per questi autori che, insomma, sono arrivati nella terna finale molto ammirata. Per il premio non c'è bisogno, perché è stato sufficiente guardare il documentario, che è straordinario. Il premio è l'idea, per gli autori nemmeno. Io sono un lettore selvaggio, il libro del professor Montesano l'ho regalato a mia figlia, che è una lettrice selvaggia. Il libro, non conoscevo il libro, ma mi ha divertito anche solo la presentazione del libro del professor Cavallone, e sono amico di molti allievi del professor Alfano, quindi sono contentissimo della terna. Siete tutta una famiglia, insomma. No, in realtà non ci conosciamo personalmente, ma sono ma culturalmente, certo, naturalmente. Grazie, prego. Allora, intanto, professore Moccia, buonasera, ben trovata anche a lei. Allora, una parola su questa bella terna. È una terna che ho sollecitato all'interno del comitato scientifico, e quindi sono felice di che si sia arrivati a questa terna. Bene, allora il suo premiato è Giuseppe Montesano. Prego, foto. Complimenti. E volevo pregare la dottoressa Elena Goitini di Unicredit, che premia il professor Giancarlo Alfano. Prego, aspettate tutti qui, siamo un bel gruppo. Dottoressa, bene, foto anche per loro, qui al centro per favore, senza le sedie, qui, l'opera di Leperino, grazie a tutti, vi consegniamo all'amore del pubblico, vi consegniamo alla nostra platea, prego, grazie Titta, grazie. Ebbene, complimenti alla saggistica, ai nostri finalisti. Allora, eccoci, Francesco, musica, letteratura chiama musica e viceversa. Allora, un applauso per il nostro Francesco D'Enrico, che stasera ci introduce, ci accompagna, ci sopporta e ci migliora con le sue note, pianista, compositore jazz, ma soprattutto stasera con un trio, loro sono un trio, il Midsummer Nights Trio, che come dire, con il suo talento, le sue interpretazioni, il suo gioco tra le note, stasera riarrangeranno solo per noi questi brani bellissimi. Voglio presentare con lui Paolo Innarella e la nostra cantante bravissima, bellissima, Francesca Simonis. Buonasera Francesca, prego. Ci fanno ascoltare un brano che conosciamo tutti, raffinata melodia italiana, è Perduto amor in cerca di te, ma onestamente tutti noi lo conosciamo come Sola me ne vo per la città, un graffiante swing che molti di voi forse lo ricordano, conserva però un cuore molto amaro, e la storia di chi va in giro, di una donna che va in giro nella vana ricerca di un amore disperso tra le macerie e i lutti della guerra. Quindi con questo swing il nostro Midsummer Nights Trio, prego! Ascolto, non sei tu. Dove sei perduto, amore? Ti rivedrò, ti troverò, ti seguirò. Io cerco invano
ma il primo amore non si può scordare. C'è scritto un nome, solo in fondo al cuore. T'ho conosciuto ed ora so che sei l'amore. Città. Passo tra la folla che sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho. Congratulazioni, bravi Midsummer Night Trio. E io invece chiamo subito qui sul palco Edoardo Santelia, il coordinatore della giuria tecnica. Buonasera, ben trovato Edoardo. Ciao. Qui siamo e stiamo ascoltando e vedendo i risultati del vostro lavoro, ma tra cronisti, uno sguardo dietro le quinte, quali sono stati i criteri, come avete lavorato? Ah, i criteri sono quelli che di volta in volta nascono dalle discussioni anche accese tra i componenti della giuria, che sono lettori appassionati e che hanno dato dei consigli con questi tre finalisti alla giuria popolare, questi 1000 lettori che poi alla fine premieranno un super vincitore. Intanto, a mio parere, è importante che sia tornata la gara. La gara dà l'agone, dà un senso anche a questa cerimonia. Non per fare delle inutili classifiche, ma perché è giusto che le scelte siano solennizzate. Per quanto riguarda i criteri, nessun paletto iniziale, massima apertura. La narrativa, per esempio, è stata una narrativa essenzialmente di luoghi. L'Abruzzo di Pietrantonio, questa terra ruvida, scabra, ma anche tenera, ma anche nascosta, ma anche pudica.
la Parigi di inglese, città mitica per eccellenza, rivissuta con assoluta ironia, un'ironia che non concede nulla all'antifascino. E poi la Napoli di Longo, quella dei quartieri alti, dei quartieri bassi, una città dove ognuno sembra recitare una parte scritta da qualcun altro, ma la recita con coscienza, positiva o negativa, fino in fondo. La saggistica, di cui si è appena parlato, tre voci fuori dal coro, con campi in realtà poco indagati, l'umorismo, il diritto processuale in bilico con la letteratura, l'umorismo tra 400 e 900, l'umorismo letterario con aperture anche ad altri linguaggi, e poi la rapsodia di 2000 pagine di Montesano, cose che allargano i confini della cultura, la poesia. Con la poesia un discrimine è stato il rapporto con la tradizione, rapporto con la tradizione che un lirico come Scarabicchi ripropone essiccata, epigrammatica, un lirico epico come Rondoni ripropone trascorrendo dai dipinti del Beato Angelico ai bar di periferia, e poi Tabacco con la sua colloquialità aspra ma non priva di pietà. Insomma, alla fine le eccellenze, ossia i luoghi della narrativa, il rapporto con la tradizione in poesia e le voci fuori dal coro, l'allargamento dei temi saggistici sono stati un po', se vogliamo, i criteri che ci hanno permesso di riassorbire, riallacciare un rapporto che non dovrebbe essere mai interrotto, quello tra letteratura e vita. Grazie. Grazie, grazie Edoardo Santelia. Allora, subito torniamo alla sostanza, torniamo alla narrativa, questa volta alla terna della narrativa. Voglio pregare la collega Mirella Armiero, benvenuta. Grazie, buonasera a te, accomodati, e i nostri autori. Allora, partiamo da Donatella di Pietrantonio, naturalmente. Grazie, buonasera Donatella, benvenuta. Andrei Longo. Andrei, prego, grazie. Buonasera, benvenuto. Bentornato Andrea Silenzi. Andrea Inglese, prego. Buonasera a voi, vi ascoltiamo, prego. Grazie, buonasera a tutti voi e grazie davvero al Premio Napoli che stasera ci ha dato l'occasione di incontrare tre narratori davvero interessanti della scena italiana contemporanea. Comincerei da Donatella di Pietrantonio, anche per cavalleria, perché sta qui alla mia sinistra. Con il suo romanzo L'Arminuta, Donatella di Pietrantonio ha riscosso un notevolissimo successo, ha vinto anche un premio importante già, e ha avuto tanto un riscontro positivo sia di critica che di pubblico. Il suo romanzo è una storia molto forte, una storia emozionante, ma Donatella ce la racconta in uno stile scarno, asciutto, essenziale, non ci spiega mai molto i personaggi, ce li fa intuire. E al centro del suo racconto c'è il tema della maternità, di una doppia maternità, perché l'Arminuta significa la restituita in dialetto abruzzese, ed è quindi la storia di una ragazza che viene ceduta da una parente più povera a una parente più ricca alla nascita, ma subirà poi un secondo abbandono alle soglie dell'adolescenza e verrà quindi restituita. L'Arminuta è colei che è ritornata, che è stata appunto restituita. E tra queste due madri Non c'è nessun senso di accusa verso le due madri. In fondo la ragazza vuole semplicemente farsi una sua idea, che anche il lettore poi scoprirà via via lungo il romanzo, che in questo ha anche una costruzione molto, come dire, quasi con dei momenti di suspense, con dei momenti di tensione in cui veniamo anche noi a scoprire la verità sulla storia di questa ragazza. Il tutto in un Abruzzo abbastanza povero, deprivato, ancora alle soglie degli anni 60, un Abruzzo che è una terra aspra, così come aspra la lingua di queste madri. Quando la ragazza torna dalla sua prima madre, l'accoglienza è un semplice sei ritornata, una constatazione senza nessuno spazio per i sentimentalismi. Vorrei chiedere a Donatella di Pietrantonio, queste due madri sono tutte e due innocenti e tutte e due colpevoli? Questo tema della maternità come mai è stato il tema sul quale hai voluto lavorare?
Buonasera a tutti e grazie. Si dice che ogni scrittore scriva in fondo sempre lo stesso libro o che ogni scrittore abbia il proprio demone. E per me questo demone è proprio il materno, in generale la relazione madre-figlia, madre-figlia femmina in particolare. E in questo caso, in questo romanzo, il tema è trattato dal punto di vista delle figlie. Rispetto alla domanda sulla colpevolezza o sull'innocenza di queste due madri, io non mi sento di rispondere perché comunque cerco di essere sempre non giudicante verso i miei personaggi. Penso che non stia a me giudicarli e tantomeno condannarli. In fondo anche queste due madri sono figlie di qualcosa, sono figlie di situazioni. Possiamo comprenderlo più facilmente nel caso della madre biologica. I personaggi di questa famiglia biologica sono in fondo dei vinti, ecco, e quindi non sta a me giudicarli. Anche nel caso della madre adottiva, che è quella più difficile da giustificare perché compie questo atto quasi aberrante, no? Della restituzione di questa figlia che ha cresciuto per 13 anni, io non me la sono sentita, tant'è vero che ho riscritto il finale per lei proprio perché mi era venuta un po' schiacciata nella dimensione della mostruosità. Sì, quindi in effetti hai in qualche modo, dai al lettore la possibilità di comprendere anche il suo comportamento, ma per il tuo romanzo si è parlato da un lato di melodramma, perché ci sono questi elementi a tinte forti, questi drammi appunto molto intensi vissuti dai personaggi, ma è stata evocata anche invece per la potenza del racconto addirittura la tragedia greca. Tra questi due poli dove ti senti più sospinta? Ma più in basso, non me la sento di collocarmi. Io mi sono limitata a raccontare una storia, una è una sola storia, non me la sento di incasellarmi in un genere letterario specifico. Grazie a Donatella Di Pretantonio. Passerei la parola ad Andrei Longo, che curiosamente abbiamo due finalisti, entrambi al centro del romanzo c'è questo tema appunto del materno, tanto che il romanzo di Andrei Longo si intitola appunto L'altra madre, anche qui due madri, però la storia è del tutto diversa, ambientata nella Napoli dei nostri giorni, in quella zona grigia un po' tra criminalità e così quotidianità del tirare a campare, nella quale si trova questo ragazzino, un ragazzino che sa guidare il motorino molto bene, e questa sarà un po' la sua sciagura. Jenny, è il ragazzo in questione, che si trova a un certo punto coinvolto in uno scippo che finirà molto male. E l'altra madre è la madre, diciamo, della sua vittima. Quindi una è la madre di Jenny, l'altra madre è la madre della vittima. E il rapporto tra Jenny e questa madre della ragazza sarà al centro del romanzo, con una serie di sviluppi anche imprevedibili. Ma la particolarità, secondo me, è il passaggio da un racconto, diciamo così, di denuncia sociale, questo scenario napoletano che adesso conosciamo molto bene perché parte di tanta letteratura contemporanea,
a un punto più alto, a un livello più alto, in cui Andrei Longo ci mette di fronte a un dilemma, vendetta o perdono. Penso che alla fine c'è una tensione morale in questo romanzo che dà uno slancio in più. E volevo sapere se è da questo proprio che sei partito oppure la storia che ti ha condotto in questa direzione. Buonasera innanzitutto a tutti. Mai visti tanti lettori tutti in una volta. Lettori selvaggi. Già un merito del premio Napoli, no, se vogliamo. E inizialmente sono partito da un piccolo trafiletto di cronaca, come ce ne sono tanti, perché a volte in due righe di cronaca che leggiamo anche distrattamente ci sono storie, dolori, spiegazioni, c'è la vita, c'è una città, e quindi sono partito da lì, mi sono chiesto cosa prova una persona che ha fatto del male, se ha dei sensi di colpa, come lo vive, se si fa delle domande, perché di solito raccontiamo chi ha subito un torto. E poi da lì è venuta fuori la madre, quindi mi sono dovuto confrontare con questo e piano piano ho scoperto che quello che volevo raccontare era in una società che viviamo oggi molto frenetica, abbastanza veloce a dire questo è bene, questo è male, una storia dove non, tutto fosse abbastanza pieno di domande, cioè cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa effettivamente bisogna fare, come bisogna comportarsi. E per tutto il libro entrambi i personaggi sono davanti a queste domande, quindi anche la complessità della società e della città nella quale viviamo mi piaceva raccontare. Ecco, infatti su questo ti volevo chiedere, ma Napoli è lo scenario necessario di questo romanzo, poteva ambientarsi anche altrove? Come si racconta oggi Napoli? Sai, per me la città dove ormai vivo, anche se nel libro c'è scritto che vivo a Roma, però ormai da qualche anno vivo più a Napoli che a Roma, ed è una città sempre che a me piace raccontare, ogni volta mi chiedo se è giusto raccontare una cosa, cioè se è complesso, perché è una città complessa, quindi non è mai semplice raccontare, è piena di aspetti contraddittori. Secondo me, per quello che io volevo raccontare, cioè che cos'è il senso della giustizia, è Napoli, dove un po' insomma è anche assente, dove ci facciamo tante domande, come si può cambiare, se c'è la possibilità di un cambiamento. Quindi da questo punto di vista la giustizia, dal punto di vista della madre, e della responsabilità che Jenny deve affrontare, cioè di quello che ha fatto. Jenny nella storia dice sempre ma io non ho fatto niente, guidavo solo il motorino, non c'entro niente, è un modo molto abituale di sentir parlare a Napoli in questa maniera. E mi interessava perché penso che sia una cosa fondamentale non solo per la città ma per le persone in generale doversi confrontare con le responsabilità di qualcosa che uno ha fatto, o se ci sono queste responsabilità, anche se uno vive la sua vita normalmente. Ok, grazie. Prossimo romanzo di nuovo a Napoli, quindi? Penso proprio di sì, perché non so scrivere di altro per il momento. grazie Andrei Longo. Grazie a voi. E veniamo a Andrea Inglese, Parigi è un desiderio, un romanzo un po' sui generis, che parte da questo spaesamento del narrante rispetto al luogo in cui si trova a vivere, cioè una Milano, mentre il suo sogno, il suo desiderio è appunto la Parigi del titolo, mito letterario come pochi altri, diciamo anche abusato in qualche modo, ma evidentemente sempre vitale. Credo che questa sia una domanda che ti hanno fatto spesso, cioè come se ti sei sentito in difficoltà a misurarti con questo mito letterario così ingombrante, quello di Parigi. Ti domando subito questo. Sì, buonasera. Diciamo, in parte la risposta me l'ha suggerita un amico scrittore che ha molta più esperienza di me, un romanziere, che mi ha detto, ma io ho un piccolo segreto, se il libro su cui lavoro
riguarda un argomento particolarmente forte, bello, solenne, qualcosa di questa bellezza scivola, malgrado tutto, anche nella mia scrittura. Quindi probabilmente mi sono un po' avvalso anche di questa legge. L'altra cosa è che, diciamo, io volevo presentare la mia incapacità di essere un buon turista, di essere un buon turista colto e letterato. Sono una persona che manca completamente di senso dell'orientamento. Anche a Milano, che è la mia città, mi sono sempre mosso con il tutto Milano nella tasca, anche quando dovevo andare semplicemente all'anagrafe. E, per cui la mia percezione della città è estremamente debole, la mia percezione della sua complessità, della sua stratificazione storica, e per cui con la forza di questa sorta di idiozia e di ignoranza ho presentato una città forse vista un po' da rasoterra, da una posizione un po' scentrata rispetto appunto al mito che in qualche modo mi attraeva. Quindi quello che mi attraeva era il mito di una certa Parigi, e quello che io ho raccontato probabilmente non si incastrava tanto, non si sposava tanto con quel mito. Infatti via via poi il mito viene ridimensionato, no? C'è sia l'ingresso nel mondo del lavoro, c'è il problema del precariato, il precariato intellettuale, un capitolo dedicato all'università che mi pare che ha suscitato diverse polemiche, fino poi alla nascita di un figlio. E quindi tutto questo in chiave abbastanza autobiografica, ma io direi che però il tuo romanzo è soprattutto un romanzo di scrittura, cioè che tu dai grande attenzione alla forma romanzo, cioè quindi innanzitutto sei anche un teorico della forma romanzo, e poi c'è sicuramente una scrittura molto lavorata, molto complessa, che mescola alto e basso. Quanto è importante per te questo? Il fatto di, diciamo, di aver avuto un passato di diciamo studioso del romanzo, più che altro è stato una trappola, perché ovviamente tutto ciò mi terrorizzava, perché mi ero costruito dei modelli fantastici durante appunto il periodo di studio del romanzo novecentesco, e poi confrontarmi con questi modelli ovviamente mi faceva assolutamente paura ed è stato schiacciante. Sulla questione della scrittura, sì, diciamo che io ho preso il romanzo dalla parte della digressione, dalla parte che è una delle possibilità del romanzo, no? Cioè della sua eterogeneità costitutiva, e in qualche modo ho giocato sulle molteplicità di scritture che alla fine la forma romanzo è una diciamo delle forme che riesce più in qualche modo a raccogliere l'eterogeneo, e per me l'eterogeneo è anche la questione della complessità, quindi della complessità e anche direi dell'incompiutezza, diciamo che penso che in questo romanzo c'è un paradosso, che dall'altro, sentendo quello che diceva Donatella sul suo non voler essere giudicante, qui c'è un personaggio che giudica enormemente, ma giudica su una sorta di scivolamento completo, cioè giudica in una sorta di perpetuo disequilibrio, quindi tutto quello che giudica in qualche modo è immediatamente rimesso in discussione nella pagina dopo, e questo è un po' il carattere di incompiutezza che ho voluto restituire, che è anche l'incompiutezza appunto dell'incontro con questa città, quando uno entra definitivamente in una città che non è la sua, che non è la sua città originaria. Ecco, questa era una delle domande che ha guidato un po' la scrittura di questo romanzo. Ultimissima cosa, visto che parliamo di luoghi, di città, di isole, c'è una piccola parte di Procida che entra nel tuo romanzo, ci dici come mai sei legato a quest'isola? Ma questo, come dire, fa parte dei materiali autobiografici che ho utilizzato in questo romanzo, ma Procida è interessante perché viene a contrapporsi
a qualcosa che appunto è la mostruosità di Parigi, il suo lato robotico, il suo lato scattante, grigio, acciaiato, e in qualche modo ho potuto costruire una sorta di tensione con un luogo completamente diverso. Ovviamente io ho scoperto che i francesi sono completamente innamorati di Napoli, questo mi fa molto ridere perché questo amore è basato probabilmente su una sorta di distanza voraginosa tra la modalità di essere del francese, almeno dentro certi aspetti della sua cultura, e Napoli, e quindi in qualche modo Procida è servito una sorta di polarità altra, lontana, per creare una tensione con Parigi. Okay, grazie anche Andrea Inglese, e io direi di chiamare... Una bellissima chiacchierata. Allora andiamo subito alle premiazioni. Voglio partire dal vicepresidente del Premio Napoli, Alfredo Contieri, che premia Andrea Inglese. Prego. Buonasera. Benvenuto. Eccola con l'opera per il nostro autore. È sua però, La stavo stringendo un po' troppo. Poi Andrea Inglese ci ha detto, noi siamo anche un po' suscettibili, cioè, i parigini poi sono innamorati, e questa cosa mi fa molto ridere, però non ridevamo tutti, l'ha spiegata naturalmente. Una curiosità, Alfredo, una curiosità, perché lei si occupa della parte amministrativa, quanto è difficile da quel punto di vista il Premio Napoli, complesso, affascinante? No, è molto affascinante, siamo ripartiti insomma con grande energia, con grande volontà, insomma penso che il risultato di oggi ci dia una grande soddisfazione. Un grande incoraggiamento, certo, grazie. Volevo solo ricordare che Andrea Inglese è un poeta che è diventato romanziere, in questo romanzo particolare con uno stile che forse è la cosa più sorprendente. E mi colpisce il fatto che al primo romanzo già viene premiato, quindi avrà una carriera molto lunga. Avendo studiato, da studioso del romanzo, aveva capito. Lo ha scritto, lo ha realizzato. Non era scontato affatto. Grazie. Restiamo qui un attimo, chiamiamo l'assessore, il nostro assessore Nino Daniele alla cultura del Comune di Napoli, che premia Andrei Longo. Prego. Ecco il premio. Assessore, buonasera assessore, un appassionato, oltre che per motivi istituzionali, un grande viaggiatore attraverso i libri, vero? Sì, pensavo adesso questa cosa che un po' ci sorprende fino a un certo punto, ma ci rende molto orgogliosi. Del resto questo premio che ha per nome il nome della nostra città, come abbiamo visto dalle immagini, è anche un grande momento di orgoglio napoletano, permettetemi di dire, sì. Quindi di ringraziare tutti voi e tutti coloro che ci state lavorando e ci date una serata come questa, che appunto ci dà tante motivazioni. Volevo dire ad Andrei che secondo me lui forse un po' sceglie Napoli, se mi permette di dire, come ambientazione di questo e di altri, speriamo, romanzi, che forse questa è una delle città in cui si sente che la letteratura può far sì che il dolore diventi utile, e poche città credo possono trasmettere questa forza, quindi sono molto felice di conferirgli e orgoglioso di conferirgli questo premio, e credo che si vedrà che Napoli si ritrova molto in questo senso nella storia, nelle storie che racconta. Grazie, restate qui Nino, e sul tema dell'orgoglio napoletano, a lui particolarmente caro, il sindaco Luigi De Magistris, che premia Donatella di Pietro Antonio. Prego, buonasera sindaco. Napoli e Premio Napoli, insomma, legame fortissimo, simbiotico. Sì, grazie Concita, buonasera. Innanzitutto è veramente bello vedere un teatro così pieno per il Premio Napoli, ma io voglio ringraziare innanzitutto i giudici lettori, questa forma di giuria popolare è molto interessante, la giuria tecnica, tutta l'organizzazione, in particolare Mimmo, il presidente, ma voglio sottolineare anche un altro aspetto e chiudo. Non è solo questa giornata, io ho apprezzato molto le tante iniziative culturali che in questi mesi ci sono state in città, su temi molto vari, cercando di coinvolgere anche parti molto differenti della città.
Quindi questo è importante perché un rilancio della letteratura, della cultura, e sappiamo tutti, al di là dell'orgoglio, che è l'arma di riscatto principale non solo per la nostra città ma per tutti i popoli. E quindi complimenti a tutti voi che avete partecipato, ai premiati, a quelli che vinceranno e chi anche sceglie Napoli per trarre spunto per la propria arte. E poi devo dire la verità, sono particolarmente lieto di aver premiato lei, perché io da quando faccio il sindaco, lavorando 15 ore al giorno, non leggo, ma l'ha letto per conto mio mia moglie, che ha detto che è molto bello, e quindi sto qua per conto di mia moglie in questo caso nel esprimere la bellezza del suo libro. Grazie, buonasera. Grazie sindaco, grazie soprattutto perché è stato più breve di tanti altri, devo dire, questo lo devo riconoscere. Poi ha assicurato che le mogli sono preziose anche da tanti punti di vista, impensabili a volte, però grazie, grazie, vi consegno al vostro pubblico. Grazie mille, buon lavoro a tutti. Grazie. E allora, poiché le parole, le belle parole, hanno bisogno di sedimento, hanno bisogno di un attimo di riposare, allora io voglio pregare ancora il nostro splendido trio, voglio pregare Francesco, Francesca e Paolo di regalarci un breve intermezzo con questo lento bolero cubano, Dos Gardenias. Dos Gardenias para ti. Que te entran todo el calor de un beso, de esos besos que te di y te jamás me encontrarán, y en el calor de otro querer. Grazie ancora, siamo alla terna della poesia. Allora voglio subito invitare qui con me la collega Francesca Ghidini. Buonasera Francesca, grazie, bentrovata, accomodati pure con i tuoi ospiti, i nostri finalisti, Davide Rondoni, Francesco Scarabicchi e Giuliano Tabacco. Buonasera, ciao, bentrovati, prego, prego. Buonasera Francesca, vi ascoltiamo. Arriva subito l'altro, sono ballerini ma è per creare movimento, sono coreografie di microfoni. Prego. Ecco i miei poeti. No, questo non si sente, vediamo se si sente questo. Ecco. Ok. E allora, Giuliano Tabacco, Davide Rondoni, Francesco Scarabicchi, per ordine, Francesco Scarabicchi. Davide, Giuliano Tabacco e lui, Davide Rondoni. E allora mi sono fatta una bella chiacchierata con questi poeti mentre si parlava qui di saggi, si parlava di romanzi ed è stato molto piacevole. Nessuna domanda a piacere, qui si comincia dai loro versi. Questo si chiama grande raccordo anulare. Gravido sei, ripostiglio di stelle, e aperto, e fermo come un'acqua santa per noi, i perduti della tangenziale, inferno uscita nord, grande raccordo anulare. Depositari in fede dei buoni sentimenti della specie o nella quiete crudele
degli appartamenti. E allora, quante volte chi ha vissuto a Roma, ma anche qualcuno che ci è andato per una passeggiata o per lavoro, è vero Giuliano, si è trovato nell'inferno del grande raccordo anulare. Ma questo inferno del grande raccordo anulare entra nella poesia, diventa poesia. Mi ha colpito moltissimo come l'hai raccontato, come l'hai descritto, come l'hai capito, come ce l'hai fatto conoscere. Giuliano. Sì, in realtà questa è una, forse una delle poche poesie che ha un aggancio, un referente biografico abbastanza preciso, ma che nasce da un'osservazione un po' ironica in realtà. Parlo di inferno, ma in realtà quando ho avuto questa visione ho pensato al purgatorio, perché sul raccordo anulare in qualsiasi ora del giorno e della notte uno va, soprattutto della notte, c'è sempre qualcuno che gira e gira in continuazione, quindi ho immaginato che fossero proprio anime dell'altro mondo, e mentre tu vai lì e giri con la macchina sei uno di loro, puoi immaginarti gli altri, questi atomi che circolano, questi elettroni che circolano intorno a un atomo in continuazione. Nasceva più da una, appunto, quasi da una battuta. E poi anche, visto che è stato breve, gli ho detto facciamo domande e risposte, perché di solito la poesia, no, vedrete che voi con la poesia non vi annoierete, anzi. Allora, Men at Work, questo è il titolo di un'altra poesia, non ve la leggo, ma in realtà sono uomini in un cantiere. Anche il cantiere diventa poesia. Giuliano. Non la leggiamo? E la leggiamo, dai. Perché sennò... Piano piano ci arriviamo. Eccola. Allora, no, perché è carina, eh? Qui sorgerà la nuova cattedrale, un parallelepipedo di specchi incastonati dentro il marmo. Quattro piani di parcheggio sottoterra, ascensori, scale e teche dove esporre i desideri e il loro esatto contrario. Ogni giorno movimentano tonnellate di materia, hanno scavato un altro metro di terreno, hanno trovato una bambina, i resti di un tempietto. Le donne qui venivano a pregare per i loro legionari mandati ai confini dell'impero. Un pezzetto, eh? E allora, quando si scava per costruire questi grossi casermoni, tanto cemento, e sotto c'è la bellezza, c'è la storia, vero Giuliano? Sì, anche questa è una storia strana, nel senso che è nata da questa fascinazione che ho per l'incontro tra ere diverse, no? tra momenti... tra vite, tra la vita di oggi e la vita che è stata. E quindi all'inizio mi sono immaginato, diciamo, la scintilla, la bambina quella ritrovata, è una bambina vera, cioè nel senso che ho visto, mi sembra al Museo Romano, al Museo di Roma, di storia romana, c'è una stanza isolata dove è custodita questa salma di una bambina. Può darsi anche che inventi, però mi sembra che sia vero. C'è questa salma, e quindi vederla pressoché intatta, esposta comunque agli occhi di noi vivi, questo essere umano che ha vissuto 2000 anni fa circa, faccio per dire, mi ha provocato una frattura, penso, perenne, perché poi questa cosa è successa anni fa, l'ho vista forse i primi anni che ero a Roma. E non ti sei mai ripreso da allora, vedo. Non mi sono mai ripreso fin quando è uscita questa cosa qui. Ambientata in un centro commerciale,
racconto degli aneddoti, no? Precisamente il centro commerciale era quello di Porte di Roma, e la cosa che mi ha sconvolto di più a posteriori è stato che qualche mese fa ho trovato su internet, su web, stavo leggendo, stavo facendo delle ricerche, l'intervista a un anonima, un ingegnere del comune di Roma, dove questo signore raccontava che sotto la superficie di dove adesso sorge Porte di Roma, quindi la Bufalotta lì dove, scavando hanno ritrovato credo i resti dell'antica Fidene, che è una città di cui parlava uno storico, adesso uno storico della prima romanità, una città espugnata da Romolo. In 20 secondi ce la fai a finire? Ci provo. una città. Lei mi fa domande, io rispondo. È vero, però. Vabbè, sì, era lunga. Questa poesia è molto lunga rispetto alle altre che sono corte, quindi. Questa città è una superficie tipo di 6 volte Pompei, una cosa del genere, e è stata, come dire, cementificata, perché ovviamente gli introiti che genera adesso Porte di Roma in termini di clientela e di fatturato credo che sia tipo 10 volte quello che fa tutta la cultura di Roma. Grazie. L'avete voluto a voi, I tanti che hanno abitato il creato come passeri e bambini, le esistenze delicate, ombre gentili, passeggere, quelli che hanno lasciato solo impronte leggere su cartelle cliniche, vite brevi come sere. Davide. Cosa devo fare? E allora cosa sono queste vite così breve dalle impronte delicate? A cosa pensavi? Beh, pensavo a quello che c'è scritto, cioè a quelle vite che molto spesso sono così brevemente presenti che sembrano nulla e che forse ci richiamano per questa loro provvisorietà, brevità, quasi nullità, al fatto che un po' tutte le nostre vite sono apparentemente quasi nulla nel grande movimento dell'universo, della storia, dei miliardi di anni dell'universo, no? Questa è una riflessione che faceva Leopardi, che con Napoli ha avuto qualche rapporto, no? E diceva che appunto l'uomo, quando guarda le stelle, gli sciami di stelle, di mondi, e vede questa vastità, si sente quasi nulla. E mi ha sempre colpito questa espressione, perché cosa vuol dire quasi nulla? Perché quasi nulla non è nulla, è quasi nulla, no? C'è questo strano avverbio quasi che fa un'operazione straordinaria, no? Se tu dici a una ragazza sei quasi bella, non ci rimane. Allora questo quasi da una parte fa sentire tutto il nulla. È vero che le nostre vite sono quasi nulla. Cos'è la vita di un uomo in mezzo a 14 miliardi di anni? Però questo quasi nulla è qualcosa di assolutamente affascinante, di cui bisogna dire, di cui la poesia dice, inseguendo anche questa apparente cosa minima, perché in questa cosa minima evidentemente c'è qualcosa di grande da catturare, un mistero grande da catturare. Oh verità, diversa dalla vita, nell'Italia colpevole che offende. Non è la morte, credimi, che uccide. L'Italia che colpevole, lei lo dice molto chiaramente, Francesco, colpevole. Sì, c'è un ordine di priorità che si lega a quello che diceva Davide adesso. Mi ha colpito molto perché c'è una profondità che ha rapporti col nulla, proprio perché viene da un valore distrutto, spezzato. C'è
la scoperta della relatività di Einstein e c'è la scoperta dell'infinito. Poco più vicino al microfono. Sì, hai ragione. La colpa dell'Italia sta nell'averla tradita prima ancora di farlo. È connaturato con questo popolo, con questa nazione, con questi uomini e donne che hanno visto venire demolita tutta la forza del mondo. E allora torna una folla di uccisi dal troppo bene. Basta pensare a Pasolini, che nel 73 scrive sul Corriere della Sera in un paese orribilmente sporco. Lei ha letto un verso che dice, dopo c'era... Il verso che ha appena letto, l'Italia che offende. Io ho letto questo. O verità diversa dalla vita nell'Italia colpevole che offende. Ecco. Io vi ringrazio. Tre poeti, uno diverso dall'altro. Francesco, Davide e Giuliano. Grazie Francesca. Allora restate con noi. Restate con noi perché premiamo i nostri poeti. Partiamo dall'assessore regionale a Mediolepore, che prego di venire qui. Buonasera, benvenuto anche a lei. Buonasera assessore. Allora il premio per Davide Rondoni. Prego. Assessore, il tempo della poesia non c'è in politica, però forse bisognerebbe sforzarsi. Io non sono un politico, nel senso che però, per fortuna a partire siamo chiamati a svolgere certo. Un po'. Volevo fare un complimento all'organizzazione, in particolare al presidente Domenico Ceruzzi, al vicepresidente Alfredo Contieri, a Edoardo Santelia. Vorrei farlo anche a lei, perché si sta scoprendo una ottima presentatrice. Mi pare che la formula di quest'anno sia molto valida, perché è un modo per qualificare Napoli non solo al suo interno, ma aprirla con esperienze diverse dal punto di vista della letteratura, della narrativa, della saggistica, della poesia. Credo che ci saranno anche dei premi speciali, credo sia il modo migliore per ricordare quella storia, quella dei ragazzi di Monte di Dio che hanno portato Napoli nel mondo, ma che hanno anche attratto a Napoli. E siccome io sono un musicologo più che un lettore, complimenti anche per la musica e per il giornalismo. È un mix che funziona molto bene e credo che questo possa qualificare e valorizzare ulteriormente il Premio Napoli. Un bellissimo Premio Napoli, grazie per l'invito e sono onorato di essere qui stasera. Grazie, resti con noi. Allora, vi chiamo Vincenzo Siniscalchi, il professore, l'avvocato, l'amante delle arti, tutti lo conosciamo, Vincenzo Siniscalchi che premia Giuliano Tabacco. Lo volevo qui con me, anche perché il sempre giovane Siniscalchi, eccoci, buonasera, bentrovato, grazie. È anche un testimone. Prego Giuliano, per la foto avvicinatevi al centro, per favore. Un po' più al centro, qui. L'attore Siniscalchi non lasciava cadere la battuta. Avvocato Siniscalchi, lei di tanti di quei momenti che abbiamo visto prima è stato anche testimone. Da quanti anni segue il Premio Napoli? Da quanti anni attraversa? Ho fatto un rapido calcolo, ma voglio dire la metà degli anni del Premio Napoli, perché se no, se fosse 63 anni sarebbe veramente bello la capacità di resistenza, ma anche io ho i miei limiti, non lo so. Non si direbbe assolutamente, data la vitalità. Grazie, chiamo Emilio Di Marzo, il consigliere del presidente De Luca,
per premiare il nostro Francesco Scarabicchi. Buonasera Emilio, tutto di corsa, perché dopo la poesia poi ci vuole un po' di ritmo. Buonasera, grazie, benvenuto, bene, grazie. Grande piacere, intanto è motivo di grande onore e soddisfazione per questo teatro, il Teatro Stabile Nazionale di Napoli, il Teatro Mercadante in particolare, ospitare una manifestazione di questo livello. I saluti da parte mia, invece anche insomma, tutto il Consiglio d'amministrazione, il Presidente Patroni Griffi, il Direttore De Fusco, e a tutti voi. E tra l'altro un motivo ulteriore di soddisfazione per me premiare la poesia, perché qualche tempo fa, molto tempo fa, quando insomma soffrivo molto, il mal di vivere mi portava a scrivere, oggi soffro meno, scrivo meno, ma è rimasta una passione assoluta per la poesia, e ho anche un'ultima fortuna, ho letto un suo libro, maestro, qualche anno fa, che credo si chiamasse Prati Verdi o qualcosa del genere, Prato Verde, ed era una raccolta affascinante, emozionante, per cui è un grande onore per me essere qui oggi. Grazie mille, allora premiamo il maestro Scarabicchi, premiamo i nostri poeti, vi ringrazio tutti, vi auguro buon lavoro di cuore, grazie, grazie, prego. E allora, visto che parlavamo ancora, abbiamo detto della storia, abbiamo raccontato di questi volti, ma non è finito, perché nella raccolta, nello splendido piccolo docu, che spero possa arricchirsi negli anni, perché questo, caro Presidente Ciruzzi, è l'inizio, però questo film può essere arricchito ulteriormente, mi sa, quindi vi regaliamo ancora questo piccolo assaggio di storie, di volti, di battute della storia del Premio Napoli. Prego.